Bene, rieccoci in diretta. Siamo nel momento, è arrivato il momento dell'approfondimento della mattinata e quindi advisory update. Guerra russa-ucraina, qual è l'obiettivo finale di Putin? Oggi notizie che riguardano le strategie militari, ad esempio Biden che accusa Putin di avere intenzione di utilizzare armi chimiche, Mosca che respinge l'accusa al mittente ma dichiara di aver lanciato anche i missili ipersonici in Ucraina, insomma in due attacchi evidentemente nella notte in cui hanno suonato un po' tutte le sirene nelle varie regioni insomma dell'Ucraina. Ucraina che però ha anche dichiarato: abbiamo riconquistato alcuni territori, in particolare una città importante e che conquistata insomma dalla Russia e che l'Ucraina insomma proprio oggi ha dichiarato di aver riconquistato. Si tratta della città di Kharkiv, dove sono in corso, lo riporta anche l'ANSA, più di 80 bombardamenti con artiglieria durante la notte. È anche il giorno in cui Zelensky interviene alla Camera, con la Camera italiana e quindi in Parlamento. Vedremo se riusciremo a mostrarvi qualcosa. Intanto però ci concentriamo proprio sull'andamento del conflitto. Lo facciamo con il nostro ospite che è in collegamento con noi, Gastone Breccia, docente di storia militare antica, Università di Pavia, nonché insomma contributo del Corriere della Sera. Buongiorno professore. Buongiorno a voi, grazie del vostro invito. Grazie a lei ovviamente per la disponibilità. Allora, abbiamo letto con interesse insomma alcune sue valutazioni strategiche che si possono trovare anche sui social, usufruendo anche della cartina di una mappa insomma in cui possiamo osservare, sono le tra poco la regia ve le mostrerà, insomma le parti occupate dall'esercito russo, che deve sostanzialmente raggiungere, come scrive anche lei professore, l'end state dell'offensiva, cioè la situazione in cui si potrà dire non di aver conquistato l'Ucraina per intero, ma di aver conseguito i propri obiettivi. E diciamo che il mese di marzo, premesso che oramai la guerra lampo non è stata possibile insomma compierla, è importante insomma riuscire ad arrivare ai propri obiettivi appunto entro la fine del mese, anche perché c'è un esaurimento delle forze, anche delle risorse che va considerato. E allora qual è dal suo punto di vista, professore, quali saranno insomma le prossime mosse, ecco, strategicamente parlando, sul fronte militare della Russia sul territorio ucraino? Sì, allora l'orizzonte temporale delle prossime due settimane è corretto, secondo me saranno decisive appunto le prossime due settimane, perché poi l'esaurimento delle forze russe sarà inevitabile. Che cosa si può dire? Alcuni elementi sono abbastanza sicuri. Se partiamo da sud, diciamo così, i russi hanno rinunciato all'offensiva verso Odessa, si sono ritirati da Mykolaiv, una ventina di chilometri verso sud-est, verso la Crimea, e questa spinta verso destra ormai è stata direi cancellata dai piani russi. Invece, se vedete quella freccia che punta da Kherson verso nord-est, quello dovrebbe essere uno dei principali obiettivi del momento, ovvero cercare di avanzare verso Dnipro, verso il medio corso del Dnipro, e contemporaneamente da nord-est invece, da Kharkiv, puntare verso Izium. Si vede anche lì la freccia è segnata sulla mappa, per in sostanza creare una sacca nell'Ucraina orientale. Allora questo è il piano che si delinea, però è difficilissimo che i russi riescano ad attuarlo. Io questo vorrei far rimarcare, non è facile tracciare frecce sulla carta, poi sul terreno è molto complessa un'operazione del genere, ma mi sembra l'unica prospettiva, ecco, per arrivare a un end state che può essere considerato una vittoria da parte di Russia. Invece l'obiettivo minimo ormai lo hanno praticamente conseguito, che è quello di conquistare la fascia costiera del mare di Azov con la città di Mariupol. Quello che si vede già nella cartina è già indicata come sotto controllo russo, ma non basterà questo a Putin per dichiararsi vincitore, perché certamente sarebbe un obiettivo molto piccolo rispetto alla grande offensiva scatenata il 24 febbraio. Questa manovra di convergere su Dnipro nelle prossime due settimane, vedremo
È molto difficile che venga portata a compimento, ma secondo me è l'unica strategia ancora praticabile. Mentre, ecco, per l'ultima cosa, sì, l'attacco su Kiev direi che è quasi un falso obiettivo dal punto di vista strategico, nel senso che serve a tenere sotto pressione il governo di Zelensky. Bombardare Kiev chiaramente serve a tenere anche poi al tavolo delle trattative, poi insomma, no, avere una carta da giocare, ma io non credo che i russi tenteranno di entrare a... La sorprende, professore, l'attacco, diciamo così, utilizzo l'espressione spudorato da parte dei russi nei confronti di una città dell'Ucraina che veniva considerata in qualche modo quasi inattaccabile e in quanto, come dire, patrimonio dell'umanità, insomma, riconosciuto dall'UNESCO e che in passato era sempre stata in qualche modo esclusa da ogni attacco. Faccio riferimento a Leopoli. Ma allora, l'attacco su Leopoli per adesso è molto limitato. Alcuni missili, tra l'altro non mi risulta sul centro della città, ma su una installazione nella periferia. Anche in questo caso, dal punto di vista militare, la rilevanza è praticamente zero. E si tratta di un avviso all'Occidente, neanche soltanto all'Ucraina, per dire: guardate che possiamo colpire anche obiettivi al di fuori della zona dei combattimenti, state attenti, perché se continuate a far affluire armi in Ucraina, questo potrebbe appunto avere delle conseguenze gravi. Però io distinguerei molto tra quelli che sono le operazioni sul campo che veramente possono decidere l'esito della guerra, cioè far arrivare al tavolo delle trattative i russi e gli ucraini in una posizione di relativa forza o debolezza, e invece questi bombardamenti, che sono tragici, non fraintendetemi, è chiaro che provocano vittime civili, costringono i civili a rifugiarsi negli shelters, quindi sono tremendi, però dal punto di vista militare hanno veramente scarsa rilevanza. Chiaro, stiamo facendo una valutazione di tipo militare, ovviamente da parte nostra, insomma, va tutta la solidarietà possibile e la condanna soprattutto nei confronti di questi attacchi che vanno a causare vittime, soprattutto civili. Intanto vado su ANSA perché ha iniziato a parlare Zelensky in Parlamento, c'è stata un'ovazione, il Presidente della Camera Fico ha detto vicinanza delle Camere degli italiani ed è anche in corso appunto la diretta, proprio l'intervento di Zelensky, eccolo qua, e che sta appunto parlando in videoconferenza con il suo abito, oramai siamo abituati a vederlo, mi rivolgo anche a lei professore, in abito militare, come a dire, credo che sia un messaggio proprio rivolto ai suoi alla sua popolazione, insomma, sto combattendo con voi, sono in trincea con voi, ed è un messaggio chiaro, insomma, anche se solo cromatico, ed è proprio, questi sono i momenti in cui si sta esponendo e sta parlando alla nostra Camera dei Deputati. Anche l'immagine, professore, può avere una certa valenza. Certamente, Zelensky fino a questo momento ha vinto la guerra dell'informazione, su questo non c'è nessun dubbio, è diventato un eroe per il suo popolo, è diventato un personaggio in tutto il mondo, e questa insistenza sul presentarsi in tuta da combattimento praticamente è ovviamente funzionale al suo ruolo di capo militare in questo momento, ed è veramente impressionante, perché dietro questo presidente, che fino a poche settimane fa era considerato un personaggio politicamente molto discutibile, c'è davvero un popolo, questa è l'idea che si percepisce, e c'è davvero un popolo pronto a combattere strada per strada per sottrarsi all'eventuale occupazione russa. Per questo io penso che i russi debbano fare in fretta, ottenere alcuni altri risultati sul terreno per poi arrivare alle trattative e sgombrare il prima possibile, perché altrimenti la prospettiva è di una guerriglia da cui usciranno veramente a mal partito i russi. E non fossi in loro, ci penserei molto bene prima di occupare delle zone dell'Ucraina. Ho sentito una cosa che mi ha molto colpito da parte di un ucraino. Ha detto: noi alla fine vinceremo, magari fra 15 giorni molti di noi saranno morti, ma nel long run, parlava in inglese, quindi no, a lunga scadenza vinceremo sicuramente.
Beh, sicuramente interessante questo, insomma, questa testimonianza che insomma, ha avuto modo di ascoltare il professore. Intanto parlano anche prima dell'intervento di Zelensky, si sono espressi alcuni politici, Casini ad esempio, che è stato in lizza a lungo per la presidenza della Repubblica, ha detto invitando Casini, scegliamo senza se e senza ma. Poi ha parlato anche Salvini, il quale ha detto Papa Francesco è l'unico uomo di pace in questo momento, arrivando in aula alla Camera per il video di intervento. A chi gli chiedeva della telefonata del Papa appunto con Zelensky anche Tajani ha detto, leader di Forza Italia, insomma con Berlusconi, Forza Italia ci sarà per Zelensky, pro-Occidente e NATO. Chi manca è in missione, ex Movimento 5 Stelle in Forza Italia hanno linea diversa da noi. Professore, volevo chiederle diciamo, un chiarimento, o meglio, tornando sul suo primo intervento, e cioè sulle possibili future strategie militari della Russia e quindi anche così, insomma, diciamo, i veri obiettivi che quindi ci diceva che insomma Kiev potrebbe essere un falso obiettivo e il vero obiettivo potrebbe essere Dnipro. Lei dice nelle prossime 2 settimane decisive perché potrebbero esaurirsi le forze, ma esaurirsi le forze in che senso? Nel senso che verrebbero meno proprio i militari, insomma il conflitto potrebbe portare appunto a un'eliminazione insomma delle forze militari russe o comunque a un peggioramento delle loro forze e quindi si troverebbero in difficoltà. È questo che intende? Sì, allora è molto difficile valutare le perdite perché le informazioni sono poco attendibili, insomma, variano molto da sito a sito anche, però quello che sono riuscito, insomma, a recuperare da fonti che considero attendibili è che su circa 170 gruppi di combattimento di battaglione, come gruppi tattici di battaglione russi, ne sono già stati impiegati circa 110-115 a questo momento. Quindi effettivamente, siccome gli altri verranno probabilmente impiegati nelle prossime 2 settimane per raggiungere gli obiettivi di cui parlavamo, effettivamente si può presumere che verso l'inizio di aprile sia un po' esaurita la forza immediatamente disponibile. Questo non vuol dire che ovviamente l'intero esercito russo si sarà consumato in Ucraina, però per avvicendare poi le forze, quindi reclutare, portare in linea nuovi mezzi, nuovi anche uomini da portare appunto nel paese, ci vorrà tempo. Io penso che lo sforzo iniziale affidato appunto alle truppe raccolte da Putin per l'offensiva potrà durare un altro paio di settimane. Poi, se sono vere le informazioni sulle perdite che parlano di circa 10.000 morti e 16.000 feriti russi, anche se fossero un po' esagerate, si tratta veramente di perdite molto rilevanti, quindi non sono assolutamente da sottovalutare. Anche l'impatto sul fronte interno prima o poi sarà inevitabile perché le bare dei soldati tornano a casa a un certo punto. Putin può anche nascondere le informazioni, controllare i servizi di informazione interni, però alla fine, come accadde in Afghanistan negli anni 80, durante il regime sovietico, che anche il regime sovietico controllava l'informazione, alla fine le madri dei soldati morti in piazza sono scese, il fronte interno ha ceduto negli anni 80. C'è ancora una domanda che vorrei farle, professore, però intanto io proverei anche a sentire che cosa dice un passaggio breve dell'intervento di Zelensky in video Parlamento, con l'aiuto in video collegamento in Parlamento. Chiedo alla regia di mandarlo a tutto schermo, possibilmente, il presidente dell'Ucraina, vediamo se è possibile.
E niente, abbiamo intercettato l'applauso del Parlamento, insomma, rivolto all'intervento di Zelensky, che poi tra poco andiamo anche un po' a ribadire, insomma, e a ripercorrere in questi minuti. Adesso sta per parlare Mario Draghi. Professore, volevo mostrarle questo grafico, questa cartina, questa mappa che dovrebbe vederlo anche lei. Sarebbe la nuova Russia secondo Putin, e l'ho estrapolata dall'ultimo numero dell'IMES, della rivista l'IMES. Vediamo come la parte arancione sia la nuova Russia, e cioè quello che si presume possa essere l'obiettivo di Putin, e quindi il controllo di una parte del territorio ucraino, il resto dell'Ucraino in verde, e quindi diciamo la parte settentrionale con Cherniv, con insomma, Leopoli, con Kiev, e insomma la parte invece meridionale con Dnipro e parte del fiume Dnepr che abbiamo indicato poco fa, insomma, quindi la parte meridionale sostanzialmente compresa anche la parte che confina in maniera diciamo per la maggior parte del territorio che abbiamo con la Moldavia. Secondo lei questo può essere uno scenario, insomma, credibile, sempre che ovviamente riesca ai propri obiettivi, la Russia di Putin? No, assolutamente. Questa mappa ormai è, direi che è superata È dai. superata. Proprio perché le operazioni militari non stanno andando come Putin sperava. E io a questo punto riterrei già tanto se Putin riuscisse ad ottenere al tavolo delle trattative la fascia costiera dalla Crimea al Donbass, quindi unire la Crimea col Donbass, il riconoscimento di Crimea e Donbass con uno statuto che poi da definire come sostanzialmente parte della Russia, e chiaramente e la neutralizzazione dell'Ucraina, quindi l'impegno a non entrare nella NATO, eccetera, eccetera. Ma questa carta mi sembra veramente superata dai fatti. Superata, e ovviamente per neutralizzazione intendiamo il passaggio a neutrale da parte del paese, che è una delle richieste, insomma, da parte della Russia. E allora, professore, grazie per essere stato qui con noi. Ringraziamo Gastone Breccia, docente di storia militare antica dell'Università di Pavia. Buon lavoro e alla prossima. Grazie a voi e buon lavoro a voi. Alla prossima.